Quando ci siamo sposati, durante le prime estati, tutte le famiglie andavano a fare le vacanze al mare e in montagna. Franca invece volava a Parigi per frequentare i corsi di formazione alla Sorbonne. Con queste parole l'ex docente di educazione fisica Santobello ha ricordato alla moglie Franca Ricci durante l'assegnazione delle borse di studio intitolata a suo nome, che per questa seconda edizione sono state conferite a 4 studentesse dell'Istituto Saluzzo Plana di Alessandria, 3 del liceo linguistico ed una delle scienze sociali indirizzo economico. Beatrice Zaglio, Asia Robotti, Lea Angela Velles e Federica Salerno sono infatti le vincitrici del titolo, a cui sono stati spartiti in tutto 2.000 euro per media alta e buon livello di francese. Scomparsa 3 anni fa, Franca Ricci aveva un amore sconfinato per la lingua e la letteratura francese che l'ha portata a vivere a Parigi per 2 anni e ad insegnare nella città di Alessandria per 40, prima al liceo classico di Tortona, poi all'istituto tecnico per ragionieri e infine alle magistrali. Volta e Plana. Una passione che ha trasmesso anche al marito, non solo per la Francia e l'insegnamento, ma anche per la cultura, trascinandolo con sé in numerosi viaggi e visite nelle mostre d'arte. La professoressa Ricci è stata per tanti anni docente di lingua e cultura francese presso l'Istituto Saluzzo Plana, presso il Plana in realtà, e quindi suo marito ha pensato di ricordarlo in questo modo, che è un modo bellissimo perché soprattutto valorizza il merito, e questa è la cosa importante, perché in un momento nel quale il merito non sempre viene ritenuto una discriminante a favore, ma è una situazione importante. Con le borse di studio Santobello ha donato inoltre 130 libri di francese appartenenti alla biblioteca della moglie, nella speranza di ricordarla ma soprattutto farla ricordare dei giovani studenti come stimolo alla loro vita e dei loro successi. Un gesto commovente quello del professore, che nonostante la perdita della donna a cui aveva promesso finché morte non ci separi, continua a ricordarla con proposte di iniziative dedicate a suo nome, legate al futuro delle generazioni in cui Franca non ha mai smesso di credere. E con profondo piacere noi accogliamo questa sua donazione, in primis per ricordare una persona che ha dedicato la sua vita alla scuola e ai suoi studenti, e in secondis perché chiaramente fa piacere premiare ragazze e ragazzi che si distinguono.